dire, se volete educare dovete conquistare il cuore dei ragazzi. Questo è il fallimento oggi dell'educazione, il che si comunicano tante conoscenze, si possono sviluppare tante abilità, però non ci si riesce ad aprire la porta del cuore. E dicevo, la grandezza di Don Bosco è stata proprio di aver fatto di quel bambino il suo, non soltanto il suo primo successore, il salesiano meglio riuscito, non c'è dubbio. Quando è stato beatificato e Paolo VI lo ha chiamato il Fedelissimo, è stato proprio perché è stato capace di aver assunto fino in fondo la forma di pensare, la forma di reagire, la forma di rapportarsi di Don Bosco.